Siamo lodati Gesù e Maria. Fratelli e sorelle carissimi, stiamo celebrando la festa del battesimo del Signore, che è la festa che chiude il tempo di Natale ed è il compimento, l'apice di quel grande mistero che mai potremo dire di aver contemplato abbastanza e meno ancora di averlo compreso del tutto nel suo stupefacente e straordinario e prodigioso fulgore. Cosa è successo, cosa stiamo contemplando ormai dalla prima domenica di Avvento fino ad oggi, che è l'ultimo giorno del tempo di Natale. Il vero Figlio di Dio, uguale al Padre, diciamo nel credo, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, lo diremo tra poco. Capite, ogni volta che noi recitiamo il credo, comincia con la parola credo, cioè io ci credo. Le formule che noi recitiamo, no? Anche la professione di fede è enormemente santificante, ma non dobbiamo recitarle a pappagallo, così come, se mi posso permettere, indirettamente, quando si partecipa alla Santa Messa, sicuramente già lo fate, ma ricordiamo, le preghiere bisogna dirle. Cioè estraniarsi, cioè non dire il credo, non è una cosa, cioè, beh, io sto a messa, il credo non lo dico, non lo credo, lo devi dire. Cioè, è un atto dell'assemblea, capite? Il gloria che abbiamo detto all'inizio della Santa Messa, una preghiera meravigliosa, è l'atto con cui si rende appunto gloria a Dio, lo si esalta. Perché? Perché è colui che ci ha inviato suo Figlio. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente. Cioè, noi le pensiamo queste cose dell'Altissimo, la bellissima preghiera del Padre Nostro, il Santo, che diciamo prima della consacrazione, cioè prima di quando Gesù scende in mezzo a noi, no? Santo, Santo, Santo. Ecco perché dicevo il giorno dell'Epifania, poi suona il campanello e stiamo tutti in ginocchio, perché stiamo dinanzi a Santo, 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 il Signore Dio dell'universo che per una sua infinita degnazione scende in mezzo a noi. Quindi credo, ci crediamo, capite? I papi, tutti i papi, sono d'accordo tutti quanti, io mi ricordo perfino Paolo VI, anche se ero piccolo piccolo, io stavo sotto Giovanni Paolo II, prima, Benedetto XVI dopo, mi ricordo tutti bene Francesco dopo, ma su una cosa sono tutti d'accordo, che la fede è necessario che sia viva, che sia una cosa visibile, che sia una cosa reale. Quante volte anche il Papa Regnante ci ha detto che le persone si avvicineranno al Signore se vedranno in noi la gioia, l'entusiasmo, una fede viva che si tocca anche dalla nostra misericordia, tenerezza, amore, benevolenza, prodigalità nel fare del bene, no? Altrimenti chi ci torna alla fede se non vede i cristiani felici di esserlo? Quindi stavamo dicendo, oggi celebriamo il vero Figlio di Dio, uguale al Padre, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero. E che cosa è successo? Che veramente si è fatto uomo come noi, vero uomo come me e come te, nato da donna, con un vero corpo tangibile. Gesù risorto, quando stavano tutti quanti, ma chi è questo qui? Ha detto, toccatemi, mettete le mani, toccare, touch, ricordo oggi si dice, contatto fisico, reale. Una vera anima, Gesù aveva dei sentimenti come noi, c'aveva un'intelligenza come la nostra, c'aveva una volontà libera umana come la nostra, c'aveva una memoria, c'aveva i sani amori umani. Gesù voleva bene al suo padre putativo, voleva bene a sua mamma, voleva bene a Nazareth, ai suoi concittadini, alla sua patria, tutte quante le cose belle che noi abbiamo in quanto uomini, Gesù le aveva. Le nostre facoltà spirituali, un sangue vivo e reale, quando l'hanno messo in croce, è uscito sangue come il nostro, sangue composto come il nostro, dai globuli bianchi, dai globuli rossi, dalle piastrine, aveva un gruppo sanguigno, aveva un DNA, tutto c'aveva come noi, c'aveva le impronte digitali, pure il nostro Signore, certamente, tutto, sentimenti, emozioni e passioni, le ferite che gli provocavano i nostri maltrattamenti, quando lo insultavano, quando dicevano che era indemoniato, non è che lui rimaneva così, siccome è Dio, da un'orecchia a mettere da quell'altra testa, no, no. Queste cose colpivano il cuore di Gesù, perché era come noi. Ecco,
soggetto alle nostre stesse leggi di crescita. Questo stiamo contemplando da un mese e mezzo a questa parte. E che cosa ci ha fatto vivere la liturgia? A Natale, Gesù bambino, che oggi per l'ultima volta lo vediamo nel presepe, domani poi a lunedì saranno tolti i presepi, lo ha adorato in questa sua doppia veste, quindi di vero Dio e di vero uomo, chi? Anzitutto colei che l'ha data alla luce, la Madonna, poi il suo Santissimo Padre, San Giuseppe. Colgo l'occasione per ricordare che quest'anno siamo nel 150° anniversario dalla proclamazione di San Giuseppe protettore della Chiesa, e dalla Santa Sede il Papa ha mandato una montagna di indulgenze. C'era, ho lasciato un ciclo stilato in fondo per andarle a vedere, per chi venera San Giuseppe, tra l'altro patrono di Sermonete. Adorano Gesù bambino la Madonna, San Giuseppe. E poi abbiamo visto i primi ad adorare Gesù, alcuni pochi umili pastori, gli umili, semplici, che rappresentano il resto santo dell'antico popolo dell'Alleanza, Israele. Poi abbiamo visto nell'Epifania del Signore i magi, mercoledì scorso, che non rappresentano, rappresentano tutti coloro che provenienti dal paganesimo avrebbero poi riconosciuto Dio in Gesù, non più una miriade di dei come i nostri vari romani, Giove, Marte, Giunone, Venere, eccetera, ma un solo Dio, il nostro Signore, uguale al Padre. Ecco, oggi la liturgia ci presenta il battesimo del Signore. Questo bambino è diventato uomo e nell'atto di dare inizio alla sua missione pubblica, quindi esce da Nazareth e comincia la sua missione di evangelizzatore, che poi l'avrebbe portato a compiere la redenzione. Che c'entra questo con il tempo di Natale? E come che c'entra? Perché si inserisce sempre in quest'ottica. Allora, la notte di Natale hanno adorato questo bambino come Dio, Maria, Giuseppe e i pastori. Qualche tempo dopo, sempre gli uomini, i magi. Giovanni Battista, abbiamo sentito, che lo avrebbe indicato, era un altro uomo, guardate che viene quello che è più grande di me. E oggi che succede qui nel battesimo? Qui nel battesimo entra in campo la Santissima Trinità. Tutti quanti concentrati verso il Figlio fatto uomo. Allora, che succede? Anzitutto bisogna contemplare questo atto. Voi sapete che da Giovanni Battista andavano a battezzarsi, tra l'altro dicendo i propri peccati. Io non sono un esperto in esegesi, mica lo so se li dicevano soltanto a San Giovanni Battista o li dicevano davanti a tutti. Questo, immaginate se li dicessero davanti a tutti, insomma, che umiliazione che c'era, no? Ma i peccatori, non quelli che dicevano le bugie di scusa e mangiavano il dolcetto di più e facevano un piccolo peccato di gola. Immaginate Gesù, Dio da Dio, luce da luce, il santo dei santi, il senza peccato, umile, normalmente vestito, senza nessun segno di riconoscimento, che sta accodato, c'era la fila, per andare a ricevere il battesimo di penitenza da San Giovanni Battista. Questi sono gesti che ci lasciano semplicemente, almeno a me, esterrefatti. Cioè, un'umiltà mai vista e che mai più si vedrà, sicuramente. Chi di noi può competere con l'umiltà di nostro Signore Gesù Cristo? L'umile con la U maiuscola, no? Quindi perché fa questo? Perché lui si fa solidale con noi, attenzione, con noi peccatori. Attenzione, non nel senso di approvare quello che facciamo, ma lui si fa carico delle conseguenze delle nostre azioni. Capite? È un grandissimo, cioè tutto quello che di male noi abbiamo fatto, lui non ha concorso a fare, lui se le prende su di sé per liberare le nostre spalle, per liberarci da queste tenaglie brutte del male da noi causato. Quindi è un'anticipazione il battesimo di Gesù di quello che avrebbe fatto offrendosi come vittima sull'altare della croce. E dinanzi a questo, sentite i termini del Vangelo, si squarciano i cieli. Proprio uno squarcio, no? Quindi quel cielo chiuso dopo il peccato dell'uomo si apre, perché viene il Dio uomo a riconciliare l'uomo con Dio. Si riapre il cielo, lo Spirito scende, bellissime domande dei padri della Chiesa, l'uguale si posa sull'uguale, e il Padre parla. Che succede? Uno dimostra quei fatti, perché se lo Spirito scende sul Figlio vuol dire che sono uguali, e il Padre parla. Abbiamo sentito quello che dice: questo è il Figlio mio, amato, in lui
ho posto il mio compiacimento, in lui mi sono compiaciuto. Ecco, quindi questa è la scena che vedete completa, no? Quindi abbiamo una nuova manifestazione di chi è veramente Gesù, tanto è vero che gli orientali la festa dell'Epifania la celebrano attraverso tre celebrazioni: l'Epifania, l'adorazione dei Magi, oggi il battesimo del Signore, e poi ogni anno, noi qui nella Chiesa Latina ce l'abbiamo soltanto in un ciclo liturgico, non quest'anno, la domenica dopo il battesimo è la nozze di Cana, perché la nozze di Cana che succede è Gesù che fa il primo miracolo. Quindi prima lo adorano gli uomini, poi il Padre e lo Spirito Santo attestano che lui è Dio, e poi lo attesta da solo, perché chi fa i miracoli, soltanto Dio fa i miracoli. Se Gesù fa i miracoli, Gesù è Dio. Quindi capite come si chiude tutto quanto il ciclo della rivelazione, no? Ora, dinanzi a tutto questo, certamente una cosa rimane sempre, a mio avviso, sconcertante. L'ho già accennato e chiudo questa breve riflessione con questa ultima considerazione. Sono le modalità del tutto singolari, scelte dalla Divina Volontà per operare questi santi misteri. Cioè, perché vedere Dio Onnipotente umiliarsi in questo modo è cosa che lascia veramente senza parole. Chi crede che davvero, come abbiamo detto all'inizio, quell'uomo di Nazaret è veramente Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, tra poco diremo il credo, pensiamoci con attenzione. E se su questo siamo un po' perplessi, approfondiamo un po', perché il cuore della nostra fede, la divinità di Cristo è il cuore della fede cattolica. Una festa come quella di oggi, quindi vedere Gesù che fa la fila con i peccatori, può lasciare indifferenti, solo chi non ci crede veramente alla sua più profonda identità. Se Gesù fosse un uomo come tutti gli altri, vabbè, ha fatto questa cosa, da bravo uomo religioso, ha fatto questa piccola penitenza, pure io sono andato a far bagno alla grotta di Lourdes, che non era tanto differente dal battesimo che faceva San Giovanni, no? È un gesto penitenziale. Il profeta Isaia ci ha ricordato nella prima lettura, a questo proposito, che i disegni e i progetti di Dio sono sempre infinitamente al di là dei nostri pensieri e rimangono sempre imperscrutabili e incomprensibili. Non avviciniamoci al Signore pensando di capire tutto, perché abbiamo proprio sbagliato indirizzo. Dinanzi a questa grande umiliazione di Dio, cosa dobbiamo fare noi? Dinanzi a chi si umilia dobbiamo rispondere con la nostra umiltà. Signore mio, rimango stupefatto a contemplare. Scienza troppo grande, dice un salmo, io non la comprendo. E ti canto la mia lode, ti canto il mio ringraziamento. Abbiamo parlato del gloria. Gloria a Dio, pace in terra, noi ti lodiamo, tu solo il santo, tu fai cose meravigliose. Dio si inventa cose eccelse, le realizza, impensabili. E noi ci spendiamo in un incessante rendimento di grazie per la salvezza da lui ricevuta gratuitamente, ecco, in modo assolutamente imprevedibile e veramente divinamente sorprendente. Ecco, che possiamo tutti quanti stupirci dinanzi a tanto abbassamento e a tanto amore del Signore e aprirgli e spalancargli le porte del nostro cuore. Siamo lodati Gesù e Maria.